chiamo Manuela Incorvaia, abito a Castiglione Tinella dal 95, ma sono originaria di Genova. Quest'anno sono ospite, come anche l'anno scorso, qui al Museo della Ceramica, ma con una nuova mostra dal titolo Ali d'Argilla. Questo nome è un chiaro riferimento alle ali della fantasia, infatti tutte le opere che potete vedere hanno comunque dei richiami a favole, situazioni puramente fantasiose. Infatti possiamo ritrovare tipo dei rinoceronti da colori improbabili o chiari riferimenti ad Alice nel Paese delle Meraviglie. E c'è un secondo titolo che è appunto Il ritorno delle donne nel vento, perché ormai da anni che propongo queste mie figure femminili a cui ho dato il nome appunto Donne nel vento, che hanno la caratteristica di avere sempre comunque presente questo elemento naturale. Buongiorno a tutti, mi chiamo Daniele Cazzato, sono il direttore della Libera Accademia d'Arte Novalia. Siamo qui con veramente una grandissima gioia e siamo stati coinvolti come struttura appunto accademica da Cinzia Ghigliano, monregalese ovviamente di fama mondiale ormai per l'illustrazione per fumetto. Cinzia appunto illustratrice degli ultimi piatti, delle ultime edizioni, nostra docente in Accademia ad Alba, ha chiesto e ha proposto ai nostri ragazzi di partecipare appunto per quest'anno alla realizzazione di quello che è stato appunto il 52esimo, no, piatto? 51esimo piatto, ecco, dell'edizione appunto numero 51. Noi con grande gioia, appunto una parte dei nostri ragazzi ha partecipato. Sono Elvio Arancio, sono un artista ceramista, ogni tanto dipingo anche qualcosa su tela, ma soprattutto mi occupo di ceramica. Sono stato invitato per questa mostra a Mondovì, sono molto contento di avervi partecipato, anche perché Mondovì è una città che amo particolarmente e vi torno sempre con molto piacere, la trovo bellissima. Per quanto riguarda la mia arte, si tratta di un'arte che si ispira al mondo, diciamo, arabeggiante, di cultura soprattutto arabo-islamica. Questo perché sono nato per una serie di coincidenze, pur essendo italiano e di origini italiane, i miei genitori erano italiani, ma per motivi di lavoro mio padre e mia madre si sono conosciuti in Tunisia, lavoravano lì e quindi io lì sono nato. Ho vissuto per gran parte della mia infanzia in Tunisia e quei colori, quelle geometrie, quelle strutture, diciamo, architettoniche sono rimaste, insomma, impresse nella mia memoria. E quindi è a quelle che mi ispiro in maniera molto naturale. Sono Tonino Negri, l'artista che oggi ha la fortuna di esporre a Mondovì. La mostra che vedete qui è composta circa da 15 opere che raccontano un viaggio, il viaggio dell'uomo e chissà che cos'altro. Io sono un artista un po' archetipico, infatti lavoro con l'arca, che è uno dei temi più che mi stanno più a cuore. Principalmente la ceramica mi ha attratto più di 30 anni fa e da allora ho cercato di approfondire questo viaggio, insomma, e così lavoro con il grès, che è principalmente la materia con cui mi do da fare, e ad alte temperature, 1200 gradi, quindi smalti fatti con le ceneri, una tecnica, un'alchimia abbastanza complessa. I risultati sono interessanti, sembrano opere uscite dai vulcani, sembra che abbiano già millenni quando escono dal forno, insomma. Sono Marianna Erkolev, sono una liutaia. Io e mio marito abbiamo aperto la nostra azienda Liuteria Carion un anno e mezzo fa qui a Mondovì Piazza. E per fare questo abbiamo studiato 5 anni alla Scuola di Liuteria di Milano. E io sono specializzata in strumenti ad arco, mio marito in strumenti a pizzico. In questo momento in realtà collaboriamo nella costruzione principalmente di viole da gamba, strumenti per la musica barocca. Quindi ad arco, ma
diciamo che abbiamo scelto una nicchia ancora nella nicchia. Ci occupiamo anche di riparazione, di restauro, di strumenti musicali, diciamo che quello è un ambito meno settoriale, quindi sul restauro ci occupiamo di qualsiasi tipo di strumento musicale. Siete di Mondovì o avete scelto di venire qua? Siamo di Mondovì, abbiamo studiato a Milano e poi siamo tornati, abbiamo scelto di tornare. No, io sono Marica Ferrera, faccio parte delle signore che tengono viva questo laboratorio, che è l'unico laboratorio vivo che è rimasto a Mondovì, specialmente in questo contesto di Mondovì Piazza, ed è un'associazione culturale che vuole mantenere la tradizione della vecchia Mondovì e unirla anche alle innovazioni. Infatti vediamo qua delle opere un po' particolari, ogni associata può anche esprimersi in forme libere. Poi facciamo la tradizione, quindi il galletto e anche la mongolfiera, perché adesso è una novità per Mondovì, è anche conosciuta per le mongolfiere.